Buonasera, benvenuti ai consueti appuntamenti con l'informazione di Televomero. C'è preoccupazione sull'aumento dei contagi da coronavirus in Campania. I pazienti positivi al Covid in Campania sono 180 a fronte di 7.482 tamponi eseguiti. Il totale dei positivi nella regione dall'inizio dell'emergenza è ora di 8.760, mentre sono stati processati 481.767 tamponi. Si registra un decesso, 31 invece le persone che sono guarite. Il totale dei guariti 4.568, di cui 4.564 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione. Dei 180 positivi di oggi, 73 sono connessi a precedenti positivi da rientro. Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è positivo al coronavirus. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è positivo al Covid-19, lo conferma il tampone eseguito ieri. La notizia viene data dal sito ufficiale e dai social del club. Il patron della squadra azzurra è intervenuto ieri all'Assemblea della Lega a Milano, all'Hotel Hilton, dove si è discusso di diritti TV e nonostante i sintomi e l'attesa dei risultati del tampone, in diversi momenti non ha indossato la mascherina. De Laurentiis, nei mesi scorsi, è stato colpito da una polmonite. In un primo tempo avrebbe dichiarato che la causa del malessere di ieri sarebbe stata da attribuire ad un'indigestione. Siamo in collegamento con il direttore generale dell'ospedale dei Colli, Maurizio Di Mauro. Grazie direttore per essere nuovamente con noi, ben trovato. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, direttore, noi ci siamo lasciati all'inizio della pausa estiva sperando che la situazione potesse in qualche modo migliorare, sembrava che fossimo usciti fuori dal tunnel. Purtroppo ci ritroviamo a settembre con un aumento dei contagi e questo desta molta preoccupazione. Lei quanto è preoccupato? Io sono abbastanza preoccupato. Devo dire che la situazione è assolutamente sotto controllo, nel senso che noi stiamo gestendo in questo momento, noi come azienda dei Colli, ma tutta la rete regionale, sta gestendo molto bene questa fase, diciamo, dell'emergenza. È chiaro che tutto quello che ci stiamo trovando in questo momento è proprio la risultanza dei rientri, delle vacanze di tanti giovani che hanno scelto tra l'altro anche mete abbastanza, che sapevamo essere abbastanza pericolose, mi riferisco alla Croazia, mi riferisco a Malta, alla Spagna e quant'altro. Purtroppo il rientro ha generato un aumento dei contagi, la maggior parte di queste persone sono del tutto asintomatiche, però la criticità che si sta verificando in questo momento è che loro stanno contagiando persone che hanno anche fattori di comorbilità, quindi hanno altre patologie, magari sono di età più avanzata e purtroppo stiamo registrando un numero di ricoveri abbastanza alti con una sintomatologia assolutamente sovrapponibile a quella che abbiamo visto nei primi tempi della pandemia, quindi a marzo. Quindi non Le si può dico che parlare di un virus che ha perso la sua carica virale? assolutamente, ma lei sa, io questa è una cosa a cui non ho mai creduto. Il virus è sempre lo stesso, circola fra di noi. Purtroppo stanotte presso la nostra struttura c'è stato un decesso di una persona di 60 anni da Covid, quindi senza patologie correlate. Questo fa capire l'aggressività del virus, fa capire chiaramente che in alcuni soggetti può generare quelle complicanze che purtroppo hanno portato nel mondo a casi gravi e a morte di tanti soggetti. L'opera che si sta facendo in questo momento nella nostra regione è un'opera incredibile, perché noi ce li stiamo andando a cercare i positivi, perché se non avessimo fatto un'azione così forte, diciamo, di prevenzione, andando a rintracciare tutti i rientri, oggi ci troveremo tanti asintomatici a girare per le strade e quindi a diffondere il contagio. Quindi mi auguro che questa azione preventiva che è stata fatta possa poi risultare utile quando in autunno avremo un'influenza stagionale e avremo sicuramente una riacutizzazione ulteriore di questa patologia virale.
C'è anche un abbassamento dell'età per quanto riguarda i sintomatici? Assolutamente sì, assolutamente. Ormai siamo intorno a un'età media di 40 anni, quindi questo è un dato che lei mi invita, diciamo, a sottolineare, la ringrazio, perché quando all'inizio di questa pandemia ci confrontavamo con soggetti di età avanzata, oggi no, oggi anche i giovani purtroppo sviluppano questa patologia virale, con alcuni dei quali con una sintomatologia assolutamente conclamata. Lei ha rivolto questa mattina tramite le pagine del quotidiano Il Mattino un appello: distanziamento e mascherine, segni d'amore, è stato titolato, ed è veramente un appello accorato che lei rivolge a tutti quanti. Bisogna assolutamente avere quel senso di responsabilità e quell'amore verso chi ci circonda per tenere in essere dei comportamenti tali che possano in qualche modo arginare il contagio. Oggi è il gesto d'amore più grande, la possibilità appunto di rispettarci l'uno con l'altro. Ormai sappiamo che questa patologia si contagia per via aerea, per cui quindi chiaramente la mascherina è una delle condizioni che ci preserva dalla possibilità del contagio. Dobbiamo portarla proprio rispettandoci, io continuo a dirlo, e continuo purtroppo a vedere che tante persone non se ne fregano proprio, che stanno per la strada senza mascherina, che non hanno nessun rispetto, per non parlare dei negazionisti, che io vorrei portarli a fare un giro nei nostri reparti e far vedere che cosa significa questa patologia. Quindi, dottoressa, stiamo vivendo un brutto periodo della nostra esperienza di vita, un periodo che ci porteremo addosso per tutto il tempo, diciamo, che camperemo. Dobbiamo veramente adottare quelle precauzioni necessarie per uscirne da questa situazione, e io sono convinto che ne usciremo, quindi il messaggio mio è un messaggio assolutamente positivo, ottimistico, però dobbiamo rispettarci, dobbiamo dire ai nostri giovani che devono avere il senso di responsabilità, non sentirsi onnipotenti, lo devono fare per loro stessi e lo devono fare per gli altri, e questo penso che sia oltremodo un gesto di grande civiltà che questa città merita, che questa regione merita, perché non è corretto, non è giusto vanificare il lavoro di tante persone che nei mesi scorsi hanno rischiato la loro vita per salvare tante altre vite umane. Lei in questo appello, diciamo, volendo sintetizzarlo anche in maniera, insomma, molto approssimativa, dice: il mancato abbraccio può essere sostituito da un altrettanto gesto d'amore come indossare la mascherina. Questo lo devono capire i giovani. Tra l'altro, se prima era un problema solo per evitare i contagi ai genitori piuttosto che ai nonni, adesso anche per se stessi, perché lei giustamente, lo sottolineiamo ancora, ci sono contagiati anche in condizioni severe, giovanissimi. Assolutamente sì, noi abbiamo visto diciottenni, abbiamo visto ventenni, persone che, giovanissime, che hanno, diciamo, presentato sintomatologia da Covid. Quindi è un dato che è sotto gli occhi di tutti. È chiaro che il giovane ha una maggiore capacità reattiva rispetto alla persona che ha altre patologie correlate, ma ciò nonostante noi non sappiamo ancora, diciamo, realmente quali potrebbero essere le conseguenze future di un'affezione virale di questo tipo, che in ogni caso coinvolge le vie respiratorie. Ecco perché dobbiamo essere prudenti con grande umiltà, diciamo, e creando le condizioni per darci la possibilità ancora di più di approfondire gli studi su questa patologia virale e diciamo ancora di più trovare terapie che possano essere risolutive definitivamente rispetto a un'insufficienza respiratoria che può generare anche una fibrosi polmonare. Quindi, ripeto, è un discorso veramente che dobbiamo adottare, dobbiamo affrontare con grande serenità, ma anche con grande, diciamo, con grande senso di responsabilità. E quindi io conto molto su questo, conto sull'informazione che si sta facendo, conto con tutto quello che state facendo voi, che veramente è un'informazione fondamentale per far arrivare alla gente un messaggio che è un messaggio di fiducia, è un messaggio di speranza, è un messaggio per dire ne usciremo, ritorneremo tutti a una vita normale, forse segnati, ma ritorneremo tutti a una vita normale, però oggi ci dobbiamo volere bene, se no
domani potrebbe essere pericoloso. Infatti quello che noi continuiamo a ripetere, non ci stancheremo mai di farlo, bisogna essere consapevoli, il virus c'è, bisogna convivere, è possibile farlo anche vivendo una diciamo abbastanza vita normale, però utilizzando il buonsenso, quindi distanziamento sociale e mascherine sono due elementi e presupposti fondamentali per evitare che il contagio si diffonda ulteriormente. Come vede la riapertura delle scuole, un altro elemento che la preoccupa dopo l'apertura diciamo estiva? Guardi, le precauzioni sono state prese, ormai esistono una serie di ordinanze che ci consentono chiaramente di aprire la scuola con una certa tranquillità. È chiaro, siamo preoccupati rispetto al fatto che potrebbe essere un valore aggiunto, un elemento aggiunto che possa generare, ma certo non possiamo tenere le scuole chiuse, come anche tutte le attività commerciali devono continuare, diciamo, a svolgere le loro funzioni, perché sennò sarebbe veramente drammatico dal punto di vista proprio della ripresa di una vita normale. I nostri giovani devono andare a scuola, anche lì, ecco, è stato imposto il sierologico a tutti gli insegnanti, ci sarà un monitoraggio, sono stati presi dei termoscanner che verranno posizionati all'ingresso delle scuole, in modo che si misurerà la temperatura corporea dei ragazzi che afferiranno, ci saranno una serie di ulteriori approfondimenti che ci consentiranno chiaramente di individuare di dove c'è una possibilità di un soggetto affetto. È chiaro, poi di volta in volta chiaramente monitoreremo e quindi miglioreremo sempre di più l'accortezza rispetto ai meccanismi da adottare, però la vita normale va ripresa. È stato corretto posticipare dopo le elezioni l'apertura delle scuole, perché riaprire e poi richiudere, poi riaprire, poi magari richiudere se ci fosse un ballottaggio o qualcosa del genere, è veramente assurdo. Il 24 saranno finite tutta la parte, diciamo, politica, e quindi possiamo fare in modo che le scuole possano riprendere la loro funzione, i ragazzi possano riprendere la loro vita normale, sperando veramente, contando sempre sul loro senso di responsabilità. Infatti io prima di salutarle le chiedo un ulteriore appello ai ragazzi. Allora, questa movida, che sicuramente è una cosa bella, perché parliamo della movida sana, dove ci si può incontrare, ci si può divertire, ma anche quella va fatta con buon senso. Questi assembramenti senza mascherine, questo scambiarsi bicchieri, bottiglie, è qualcosa di dannosissimo, lo era prima, lo è ancora di più oggi. È dannosissimo, oggi ancora di più, perché prima eravamo nelle condizioni di sapere orientativamente qual era la persona che poteva essere, diciamo, oggetto del contagio. Oggi no, perché ognuno di noi può venire a contatto con persone che sono totalmente asintomatiche. D'altra parte, io mi rifaccio agli assembramenti del prima delle vacanze, quando noi abbiamo condannato quello che succedeva presso i nostri punti di raccolta, i baretti e quant'altro, li abbiamo condannati, abbiamo detto che non si facevano, però la regione era pulita, nel senso che nonostante questo, qui gli assembramenti non generavano contagi. Io ho fatto anche l'esempio della Coppa Italia, certo, nel senso ci hanno litigato tutti, però anche quella situazione non generò nessun contagio, perché la regione era pulita, perché si era fatto un lavoro veramente capillare per fare in modo che chiaramente avessimo contagi zero. Poi si sono aperte le frontiere, quindi le persone sono andate fuori e ce l'hanno importato, e purtroppo hanno esportato e poi importato quel senso di responsabilità che nella nostra regione non generava danno, perché la regione era pulita, comportandosi alla stessa maniera in queste zone dove era alto il contagio, ce l'hanno importato, e oggi stiamo di nuovo purtroppo combattendo una situazione dove abbiamo circa 200 positivi al giorno. Speriamo che questa curva tendi a scendere, perché sennò veramente ci troveremo in una condizione in cui dovremmo prendere ulteriori provvedimenti restrittivi, e ci auguriamo questo di non farlo mai. Direttore, noi la ringraziamo per la sua disponibilità, la sua chiarezza, e mi auguro che coloro che l'hanno ascoltata, insomma, abbiano veramente un maggior senso di responsabilità, i genitori e anche i figli. Grazie, buon lavoro, e ci aggiorniamo nelle prossime settimane, sperando che la situazione possa migliorare e parlare quindi di una uscita veramente da questo incubo. Grazie a lei e a tutta la redazione. Grazie. Arrivederci.
Se volete interagire con la nostra redazione potete farlo scrivendo al numero di Televomero WhatsApp 339 46 28 565. Sarà l'ultimo San Gennaro per il Cardinale Sepe. Il Vescovo in conferenza stampa ha presentato le celebrazioni che scandiranno il weekend dedicato al Santo Patrono. Una giornata, quella del 19, che subirà le restrizioni per il Covid. Le porte della Cattedrale, infatti, saranno aperte alle 9, non prima come al solito. Alle 9.45 il Cardinale si recherà insieme al Sindaco nella Cappella del Santo Patrono, dove preleverà le ampolle per poi portarle sull'altare maggiore, dove si svolgerà la celebrazione eucaristica e, se ci sarà, verrà annunciato alla città il prodigioso evento della liquefazione del sangue. Limitato a 200 l'ingresso nella cattedrale. Altri posti disponibili invece saranno garantiti a Santa Restituta o all'esterno sul Sagrato, dove ci saranno dei maxi schermo. I cittadini che intendono partecipare alle celebrazioni del pontificale San Gennaro potranno inviare a mezzo mail la richiesta all'indirizzo cerimoniale @chiesadinapoli.it entro il 15 settembre fino a esaurimento posti. Stamane è stata presentata poi anche dal Cardinale l'ultima sua lettera pastorale, seppellire i morti. Nonostante queste difficoltà del coronavirus, abbiamo pensato di continuare in qualche maniera la tradizionale partecipazione, un po' della gente, perché noi non vogliamo, sì, la cerimonia in cattedrale, la messa, eccetera, però un coinvolgimento, una collaborazione di tutti attraverso le varie iniziative come gli autori del senso del sacro, come la corsa, ecco, qualche cosa che coinvolgesse il popolo nel celebrare la festa del nostro Santo Patrono. Il tutto perché? Perché io ritengo che rifacendoci a questo esempio e soprattutto a questa fede così profondamente carnale, umana di Napoli, di ricorrere al nostro santo in tutte le necessità, questo è un bene enorme che dobbiamo poter e dover conservare per sempre. Le auto dei cittadini europei avranno dei componenti prodotti nel sud. Sulle auto dei cittadini europei ci saranno componenti prodotte nel sud Italia. È con questo obiettivo che è nata la nuova compagnia Sysclot Automotive Italia. La Newco, che nasce sull'asse Germania-Italia, è stata battezzata in Irpinia, nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi. Nell'abbazia di Goleto si sono gettati semi per la nascita di un colosso formato da tre grandi gruppi industriali che si occuperà di lavorare scatole cambio, scatole frizione e altri componenti in lega di alluminio per le maggiori case automobilistiche europee. Jörg Schlote, presidente dell'omonimo gruppo, spiega come è nata l'idea. Abbiamo deciso di fare un investimento qui in Sud Italia perché abbiamo i partner giusti qui sul posto, le aziende giuste, quindi questo è stato il motivo dell'investimento qui. Al tavolo dei relatori presente anche il sindaco di Nusco, Ciriaco De Mita, tra gli intervenuti il napoletano Paolo Scudieri, presidente dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Gilippinia vive un momento di affermazione, un momento di scelta, perché è un luogo scelto per un'iniziativa importante, un momento che evidenzia la volontà di imprenditori del settore, quindi imprenditori coscienti delle scelte che arrivano sul territorio rilevando delle aziende esistenti, mettendole adeguatamente in processo tecnologico adeguato. Degli scenari che si aprono per l'economia meridionale ne abbiamo parlato con Valerio Gruppioni, presidente del gruppo Sirpres. Contiamo che questa sia una partenza per sviluppare ancora di più il business sul territorio e creare il famoso polo della perfusione in Irpinia per essere un'eccellenza nei confronti sia della Lombardia che sia della Germania, che ovviamente sono i punti più importanti della produzione di automotive, di componentistica. Ricordo a tutti i telespettatori che potete seguirci anche in streaming, potete scaricare la nostra app Televomero sui vostri dispositivi mobili Apple e Android. Potete visitare il nostro sito www.televomero.it e interagire con noi attraverso i canali social Facebook, Twitter.
Elezioni regionali 2020, si vota il 20 e il 21 settembre per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. Ospite in collegamento con noi il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino. Salve, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, in prima istanza le chiedo una cosa: che campagna elettorale è questa del 2020 alla luce della pandemia che ha colpito tutti quanti? Beh, è una campagna elettorale, credo, unica nella storia, certamente complicata dal fatto che le persone vivono ancora una grande preoccupazione e quindi c'è poco interesse per quella che invece è una campagna elettorale fondamentale, perché la regione è l'istituzione che ha l'impatto più forte sulla vita dei cittadini. Devo dire però che anche i miei competitors si stanno veramente impegnando a rendere questa campagna indecente. Non si parla di temi, gli unici che parlano di temi siamo noi, sono io. C'è Caldoro che si è fatto 5 anni di lockdown in consiglio regionale e oggi si toglie la giacca, si scorcia le maniche della camicia con un po' di barba incolta e fa foto con la maglia del Napoli. Questo è il massimo della campagna elettorale. E allora, De Luca questo ritiene di aver già vinto, quindi non c'è un confronto e non si parla dei temi. Questo è una mancanza di rispetto fortissima nei riguardi allora, dei cittadini. Ciarambino, noi in questo spazio vogliamo parlare dei vostri programmi, a prescindere dal programma dei candidati, perché pensiamo che ai nostri telespettatori interessa, per fare una scelta consapevole, la persona che programma presenta per la regione Campania. Quindi andiamo sui temi specifici. Lavoro, cosa farebbe il Movimento 5 Stelle? Anzitutto bisogna intercettare le opportunità di lavoro che già ci sono in Campania e poi lavorare per crearne di nuove. Con riguardo al primo punto, io voglio realizzare una rivoluzione della formazione. Oggi spendiamo decine di milioni di euro come Regione Campania per fare piani della formazione regionale e dare attestati ai cittadini come pizzaioli, estetisti e baristi. Nulla assolutamente contro queste categorie, ma io incontro gli imprenditori dell'alta tecnologia che mi dicono che non trovano professionalità in Campania e devono cercarle altrove. Incontro imprenditori del turismo che mi dicono che per esempio non ci sono maître negli alberghi. Incontro gli artigiani che mi dicono che i loro lavori andranno a perdersi perché nessuno li impara. La formazione col Movimento 5 Stelle si farà direttamente nelle imprese e sarà finalizzata all'assunzione per i lavori di cui c'è effettivamente bisogno e riguarderà anche gli over 40, utilizzando il piano Nuove Competenze messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, perché anche quelle persone hanno diritto a essere reinserite nel mondo del lavoro. E poi bisogna puntare su turismo e agricoltura, che sono due ambiti straordinari che non vengono valorizzati nella nostra regione e sono una miniera d'oro anche di posti di lavoro. Io punto tanto sull'occupazione femminile. In Campania lavora una donna su tre e la ragione è che non abbiamo nessun sistema di welfare e di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro. Una donna madre in Campania deve decidere se occuparsi della famiglia o lavorare. Allora, Ciarambino, perfetto, per fare questo chiaramente c'è bisogno di soldi. Dove pensate di recuperare questi fondi in un momento di grande difficoltà? Ci sono anche i fondi europei che potrebbero essere spesi? Beh, guardi, con riguardo alla formazione i soldi già si spendono malissimo, si spendono decine di milioni di euro ogni anno nella programmazione regionale, quindi si tratta di prendere quei soldi che oggi diamo per corsi a volte inutili e darli alle imprese che diventano loro stessi enti formatori e i ragazzi si formano nelle imprese. Con riguardo alla occupazione femminile, io voglio cambiare i criteri di riparto del Fondo Nazionale per gli asili nido, perché per far lavorare le donne bisogna dare la serenità che i loro bambini abbiano un posto all'interno degli asili nido. Oggi solo 11.000 bambini campani hanno un posto in un asilo nido pubblico. Noi vogliamo portare questo numero a 75.000, ossia al 50% dei bambini che abbiano diritto ad un posto in un asilo pubblico. Cambiamo i criteri di riparto del Fondo Nazionale. Nessuno dei miei predecessori lo ha fatto, nessuno ha difeso gli interessi della Campania e oggi i soldi vanno al nord a discapito della mia regione. Quindi faremo arrivare più fondi dal governo e investiremo anche risorse
dal FSE, dai fondi regionali e dai fondi europei. Si tratta di una questione di priorità politica. La interrompo perché i temi sono tanti, dobbiamo un po' stringere nelle risposte per cercare di dare almeno una visione d'insieme del programma del Movimento 5 Stelle ai nostri telespettatori. Sanità, insomma, abbiamo visto che in questo momento un sistema sanitario anche regionale efficiente potrebbe salvare tante vite umane. C'è bisogno di una riorganizzazione in tal senso? Assolutamente sì, la sanità è un altro ambito di grandissimi sprechi. Io punto ad azzerare le liste d'attesa. Oggi spendiamo 323 milioni di euro all'anno in emigrazione sanitaria, cioè i campani vanno a curarsi fuori regione e questi soldi finiscono alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia Romagna e alla Toscana. Io li voglio investire in Campania per far funzionare ambulatori e centri diagnostici pubblici 12 ore al giorno, 6 giorni su 7 e dare come primo obiettivo da raggiungere ai direttori generali l'azzeramento delle liste d'attesa. Chi non lo fa se ne va a casa. Dobbiamo riaprire gli ospedali e i reparti che De Luca e Caldoro hanno chiuso e voglio realizzare finalmente la rete della sanità territoriale che in Campania non esiste attraverso ospedali di comunità anche nelle aree interne della nostra regione che sono piccoli ospedali intermedi in cui si va per le patologie croniche, per quelle patologie che non abbisognano di un ricovero in pronto soccorso negli ospedali di alta specializzazione. E poi infermieri di famiglia. Il diritto alla salute deve entrare fin nelle case delle persone per garantire a tutti di poter avere un'assistenza degna di questo nome. Allora, un altro tema molto importante è l'inquinamento ambientale, il Sarno è il fiume più inquinato d'Europa, bisogna mettere mano anche a questo problema ambientale. Come? Noi ce ne occupiamo da 5 anni, i disastri ambientali in Campania riguardano certamente il Sarno, ma non solo, abbiamo il dramma della Terra dei Fuochi, centinaia di discariche mai bonificate. Sul Sarno noi proponiamo un catasto geodeferenziato di tutti gli scarichi, in modo da poter individuare immediatamente quelli che sono gli scarichi abusivi. Vanno completati i collettori fognari che aspettano da anni di poter essere completati, arriveranno 500 milioni grazie al ministro Sergio Costa per essere indirizzati in questa direzione e bisogna anche intervenire su quelli che sono gli imprenditori agricoli perché non è immaginabile che si continui a sversare di tutto all'interno del fiume Sarno e poi si deve intervenire sul piano idrogeologico che però non è l'unico piano possibile, lo ripeto, perché bisogna fare le bonifiche, abbiamo visto quali meravigliosa prova di sé ha dato il Sarno durante il lockdown. Terra dei Fuochi, noi puntiamo a una task force di forze dell'ordine appositamente dedicata ai controlli sulla Terra dei Fuochi, le sale antiroghi regionali oggi funzionano fino alle 16 come se i roghi venissero appiccati di mattina, le dobbiamo far funzionare H24, puntare sull'incentivazione dello smaltimento lecito dei rifiuti speciali, perché oggi le imprese spesso smaltiscono illegalmente e quei rifiuti speciali diventano carburante dei roghi, ed infine anche mettere mano al superamento dei campi rom abusivi, perché non è immaginabile che uno appicchi un rogo per 10 euro e pensi di farla franca. Lo abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle a Roma e a Torino, lo faremo anche in Campania. Rapidissimamente, scuola. Guardi, l'edilizia scolastica è un tema di competenza della regione, sono arrivati tanti fondi dal Ministero in questi anni, eppure ci ritroviamo adesso a dover gestire l'emergenza perché le aule sono piccole e abbiamo le classi pollaio. Quindi noi faremo un piano serio per l'edilizia scolastica regionale, per ristrutturare e riqualificare gli edifici scolastici, trovare nuovi spazi per poter dare veramente dei luoghi degni e sicuri, perché ora parliamo anche di sicurezza, ai nostri figli. Sulla dispersione scolastica io voglio realizzare delle task force di educatori composte da educatori, docenti, quasi un corpo docente specializzato per le aree dove è più alta la dispersione scolastica e psicologi perché possano supportare le scuole dei quartieri periferici, perché la scuola è il più importante presidio contro la criminalità organizzata che abbiamo sul nostro territorio. E poi tempo pieno nelle scuole primarie, perché in Campania abbiamo una percentuale troppo bassa di tempo pieno. Perfetto, prima proprio di salutarci un'ultima cosa, tangenziale gratis, un suo cavallo di battaglia, riuscirebbe veramente ad impegnarsi in prima persona per togliere questo dazio veramente assurdo per i napoletani?
Domani sarà qui Toninelli, l'ex ministro dei trasporti, parleremo di questo. Io ho pronto un dossier che manderò all'attuale ministro dei trasporti. Autostrade per l'Italia passerà sotto il cappello pubblico e quindi anche Tangenziale di Napoli, che è interamente partecipata ad Autostrade per l'Italia, passerà sotto il controllo pubblico. Bisognerà quindi mettere mano a questo balzello che vale 70 milioni di euro all'anno nelle casse di Tangenziale e che non ha eguali in Italia. In nessun'altra tangenziale si paga un pedaggio uguale sia che si percorra un chilometro, sia che se ne percorrano 20, sia che si facciano tratte urbane o extraurbane. Ci sono punti, diciamo, su cui certamente appigliarsi per poter rivedere questa misura iniqua che oggi costa tantissimo a tanti cittadini della Campania. Ringraziamo dunque il candidato presidente alla Regione Campania per le prossime elezioni 20 e 21 settembre, lo ricordiamo a tutti i telespettatori, bisogna andare a votare, Movimento 5 Stelle. Grazie, arrivederci, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Terra dei Fuochi, un tema molto dibattuto anche tra gli artisti con iniziative e performance. L'artista scrittrice Slobodan Kačiric è stata sul Belvedere del Parco Virgiliano la protagonista di un nuovo progetto intitolato Terra dei Fuochi Holim Campania Felix, un'iniziativa divisa tra l'arte e la denuncia sociale che ha visto l'artista serba trapiantata a Napoli porre ancora una volta l'accento su quella muta e drammatica lotta tra l'uomo e l'ambiente, l'arte come strumento di riflessione. La Campania Felix, che ho incontrato, purtroppo non ho conosciuto da vicino, né 30 anni fa né oggi, purtroppo ho assistito a un progressivo degrado. Quindi io da artista voglio rivivere la Madre Cerere e far sì che la Campania Felix si rigenera di nuovo. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata a tutti, arrivederci. Come si può contrastare una minaccia invisibile? Rendendola visibile. Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa, nel rispetto della privacy, gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo, dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese.